Uno speciale Polifemo dedicato all'assemblea precostituente del partito meridionalista. Siamo a Bari, qui si stanno celebrando appunto i lavori di questa assemblea per individuare i punti programmatici di questo partito meridionalista che vedrà ufficialmente la luce il 30 novembre a Marsala. Punti programmatici, sfide da lanciare, obiettivi da perseguire e soprattutto la necessità di unire le varie forze meridionaliste. Infatti queste forze meridionaliste sono presenti in questa sede provenienti da varie regioni. E non ci può servire l'elmo di Scipio a ravanarci la gamba veloce a via. Siamo cagnati in piazza Municipio, con un mattino e l'arbono castiglio. Addosso, se ne siamo ogni figlio e mamma, il ladro è un cagnere in naso. Prima si sono sfamati molti fammi e poi l'hanno chiamata Lazzaro. Intanto avete sentito già la voce e la musica del brigante duro siciliano, un carissimo amico, un fratello barese che ormai si definisce come parte napolitano di Bari, parte barese e parte europea. Ecco, perfetto, grazie. Lo sentiremo ancora in certi momenti, anche per un po' spezzare magari la monotonia delle conversazioni. Quindi lo ringraziamo e lo preghiamo di stare ancora qui con noi. Cedo la parola purtroppo per cominciare. Michele Ladissa, che è segretario del Movimento Duo Siciliano, è segretario in pectore del costituendo del nascente partito meridionalista. Questa assemblea precostituente del partito meridionalista è certamente la pietra miliare, come se oggi stessimo mettendo davvero la prima pietra per la costruzione di un palazzo, di un grattacielo, ci si augura, che deve appunto elevare alla dignità che merita il nostro meridione. Un incontro in cui si uniscono le forze e, come dire, si traccia un programma, un piano. Bene, sì, mi pare che i tempi siano molto maturi per la realizzazione di un partito meridionalista che intanto non è collocato in nessun'area politica, né sinistra né destra. A noi interessa il territorio e il suo popolo, e quindi per territorio intendiamo quello meridionale, quello dei confini pre-unitali del 1860, quindi dall'Abruzzo alla Sicilia. Ora, detto questo, è innegabile che la condizione di tutto il sud e dei suoi abitanti è quella che è un'emigrazione incessante dal 1860 ad oggi. Tutte le politiche del governo italiano sono fallite sino ad oggi, quindi di conseguenza è chiaro che deve nascere una grande forza politica nella quale tutti i meridionali si devono riconoscere, e non solo quelli che abitano e risiedono nel sud, ma quelli che risiedono ovunque nel mondo, dall'Australia all'America Latina e all'America del Nord. Ecco, significativa è la partecipazione di quest'oggi, è davvero bello vedere varie anime del nostro sud, la Sicilia e quant'altro, la Campania, il Lazio, la Basilicata, è una grande partecipazione popolare, la sala è piena, stracolma. Beh, noi ne siamo felici, purtroppo si può anche fare molto di più, però siamo felici perché abbiamo una partecipazione che viene dall'Abruzzo, dalla Sicilia oggi, da Roma addirittura, e dalla Campania, dalla Calabria, segno che c'è questa ferma volontà di tutti di costituire una forza politica seria. Non dimentichiamo che il Nord ci ha regalato di tutto, tutti i partiti nazionali hanno testa ai politici del Nord, è uno dei motivi del fallimento di tutte le politiche per il Sud. Non dimentichiamo che ci hanno regalato la Lega, che ci hanno regalato Beppe Grillo.
perché proprio perché per l'assenza sul territorio di una forza politica che rappresenti il Sud. Ora ci saremo noi. Ecco, per concludere questa nostra prima chiacchierata, le tappe. Ho appreso che il 30 novembre ci sarà proprio il momento costitutivo a Marsala, una location, una città significativa storicamente, e poi si parte. Sì, infatti noi abbiamo pensato di ripartire dalla città di Marsala, che ricorda lo sbarco di Garibaldi e quindi ricorda anche l'inizio di tutti i nostri guai, perché la storia che ci è stata cancellata parla di un territorio preunitario che era la fame e in preda a un casato, quello dei Borboni, che era arrogante e toglieva la vita agli stessi abitanti. Così non è esattamente il contrario, e siccome sino al 1860 noi siamo stati forti, una potenza commerciale, una potenza riconosciuta a livello europeo e mondiale, bene, adesso proprio da Marsala noi diamo un segnale forte di rinascita e di rivincita, ma soprattutto di una programmazione politica per il Sud, programmazione politica, proposta politica che manca al Sud da 160 anni e che noi dovremmo imporre. Le idee ci sono e questo convegno comincerà a tracciarle. Bene, e ora ascoltiamo l'intervento in versione integrale del segretario nazionale in pectore del partito meridionalista. Lo abbiamo ascoltato appunto nella intervista appena mandata in onda, ma sentiamo il suo intervento perché ha parecchio da dirci con riferimento alla classe politica che finora ci ha amministrato, ma soprattutto con riferimento agli obiettivi che il Sud può e deve raggiungere. Voglio dirti questo, voglio dirvi, mentre si parla di fine aprile che si può condividere o non si può condividere una linea, però il sistema fa nascere contemporaneamente un altro partito promosso dall'onorevole Rotondi in quel di Avellino. Mi pare che uno dei nostri primi avversari è proprio questo tipo di persone, prima di parlare di Pino Aprile. È importantissimo questo. Del Sud si sciacqua la bocca da una vita. E a parte queste grandi manifestazioni, ad esempio dell'onorevole Rotondi, dall'altra anche qui poi a livello locale accade questa cosa. Non lo dimentichiamo, a Bari è nata all'ultima campagna elettorale per le amministrative, Sud al Centro, la quale lista realizzata da un ex consigliere assessore dell'allora provincia di Bari, indagata e rinviata a giudizio, e di questo né il signor De Caro, né il signor Emiliano, né tutto il PD, né tutto il centro-sinistra ne ha tenuto presente, perché bisognava ancora sciacquarsi la bocca di Sud anche con i possibili avanzi di galera. Allora guardiamoli questi spaccati, cominciamo a vedere innanzitutto quali sono i nostri avversari reali. Poi si può anche dire se Pino Aprile o non Pino Aprile risponda a un sistema, questo, o al sistema italico, ma questo lo andremo a vedere più in avanti. Per il momento una buona parte di noi è schierata con M24, con la quale io non vado a fare nessuna battaglia attualmente. C'è una parte di quel percorso individuato da Pino Aprile, che è quella di equità territoriale, che è quella che il cui semplice simbolo individua come linea politica, che è anche nostra, che è anche nostra. Ora, sono trascorsi pochi mesi dal congresso che abbiamo tenuto qui del Movimento 2 Siciliano. Dovete sapere che io avevo promesso al mio amico, che non c'è più, Franco Romano, okay, che mai avrei cambiato la denominazione al mio movimento e che sarei morto da 2 Siciliano.
come movimento, del movimento duro siciliano. Ebbene, Franco è andato via in quel modo. Io invece ho fatto questa variazione, questa nuova scelta. Questi noi se non mantengo gli impegni, no, non è una questione di mantenere l'impegno, perché il mio primo credo è comunque la mia terra, che va dall'Abruzzo alla Sicilia, a Lampedusa. E se ci sono da fare dei sacrifici anche mortali per la nostra terra e per quella gente, vanno fatte, anche al costo di ritirare un giuramento. Questa è la mia linea. Abbiamo sentito parlare l'amico Giannelli, il dietro venezuelani. Una delle cose che ho concordato con i miei fratelli siciliani, abruzzesi, campani, lucani, calabresi, è quella della individuazione di popolo. Bene, il nostro popolo non è quello che risiede al sud, che risiede in Sicilia o in Abruzzo. Il nostro popolo è sparso nel mondo, ovunque, in ogni angolo del mondo, perché è quello che ha voluto lo Stato italiano da 160 anni a questa parte, in maniera incessante, ininterrotta, sino ai giorni d'oggi. Parla di cancellazione, parliamo di sicuro della cancellazione della memoria storica. Dobbiamo anche comprendere i motivi, perché l'amico Giannelli, quando è ritornato qui da noi, lo avete sentito, è andato con le valigie di cartone, senza che sogno offese, da morto di fame. Lui con centinaia di migliaia di nostri conterranei in Venezuela, e quest'uomo con la valigia di cartone, non perché non capace, ma perché pezzente in quel momento, mette su un'azienda con 180 dipendenti. Sapete cosa significa questo? L'esempio di Pasquale Giannelli è un esempio non raro, frequentissimo. Noi abbiamo fatto e continuiamo a fare grandi altre nazioni. Ora, a me non mi interessa, ve lo dico molto francamente, per quello che ci hanno fatto e ci fanno ancora, mi interessa proprio poco dell'Italia. Ma pensate se questa gente avesse potuto lavorare e rimanere nella nostra terra, cosa ce ne poteva fottere a noi di questa Italia? Quando mai ci saremmo liberati dei nostri figli, dei nostri familiari, dei nostri affetti, dei nostri amici? Quando mai? E cosa hanno fatto questa gente? Lo ha detto Pasquale Giannelli, noi siamo andati lì, ma non vi abbiamo dimenticati. Con loro, lo ricordo benissimo, arrivavano le loro rimesse in dollari, si mantenevano le famiglie, ma si mantenevano anche interi paesi, e con interi paesi si manteneva anche l'Italia, cavolo! Per oggi, poi, non tenerne nemmeno in considerazione. Questo è uno stato molto strano. Ha perso anni fa, in condizioni non ancora chiarite, un giovane di cui ce ne dispiaciamo, e chiaramente siamo persone, siamo umani, per carità, chi non si dovrebbe dispiacere? Perse Regeni in Egitto. Sono 4-5 anni che si parla di Regeni. 4-5 anni che convocano gli ambasciatori, andate, ritorno, indagini inutili che non servono a nulla o potranno servire forse a fare chiarezza. Ma di quasi 300.000 italo-venezuelani, nostri conterranei, che sono lì, che stanno morendo di fame, che non hanno le medicine per curarsi, cosa hanno da fare loro signori? Hanno da fare dichiarare una condizione di neutralità e non solo promettere aiuti, perché Conte ha promesso aiuti che non sono mai arrivati. E loro da qui fanno le collette
e noi dobbiamo partire anche noi come partito meridionalista. Non hanno, non chiedono, immaginate a che punto siamo, non chiedono delle scarpe nuove per i loro bambini, chiedono delle scarpe usate, chiedono anche il cotto fioc, chiedono la medicina base per il diabete che non c'è. E come si fa? Ma che cavolo di Stato? Noi abbiamo fatto il nostro congresso puntando sul nuovo umanesimo, e dal nuovo umanesimo, dopo del nostro congresso del 20 gennaio, subito dopo ne abbiamo sentito parlare da Conte. E quale umanesimo vuole raccontarci? Se poi dimentica i suoi conterranei in Venezuela, non i compatrioti italiani, i conterranei. Ecco perché quando poi Cannella è venuto da noi, è venuto qui che esibiva una sua carta intestata con la guanzina venezuelana e con il tricolore. Ci sono permesso di dire: guardate che quel tricolore, guardate che quel tricolore è la causa della vostra immigrazione. Giannelli mi risponde: no, noi siamo andati via per colpa della guerra, dell'ultima guerra. No, caro Pasquale, i nostri guai partono dal 1861 con l'Unità d'Italia, l'emigrazione è da allora che parte. Non ci credeva, poi ci ha frequentato, ha tolto il tricolore dalla carta intestata. Bravo. E non è tutto, perché prima si emigrava da giovani o da meno giovani, adesso questo Stato ci regala addirittura cosa? Che nei nostri paesi già svuotati, che continuano a svuotarsi, adesso si svuotano anche dei nostri pensionati che, non potendo più campare, con quei 4 soldi di pensioni preferiscono altri lidi, altre zone dove la tassazione non c'è. E quindi continuano a impoverirci, queste non se ne accorgono proprio per niente. Mi diceva un altro amico, passato a miglior vita da qualche anno, un grande meridionalista, una persona che a malapena sapeva parlare l'italo-tedesco-calabrese, si chiamava Salvatore Farina, e disperato cercava da me di far fare un'interrogazione, perché lui voleva rientrare in Italia. Prendeva 18.000 euro di pensione in Germania e esentasse, e mi diceva: se io rientro in Italia, io subirò la tassazione su 18.000 euro. Qual è la tassazione su 18.000 euro? Il 40%? Non si sa mai esattamente. E come campo poi io? Ma voi immaginate se la nostra classe politica avesse avuto la lungimiranza di pensare a questo, di far rientrare tutti i nostri conterranei e rendere esentasse le loro pensioni. Sapete quanti soldi sarebbero entrati nelle nostre tasche, nelle tasche di tutti noi? Quanta produzione, quanta imprenditoria si sarebbe potuta sviluppare con le pensioni della Germania, ad esempio? Solo a Norimberga, dove sono stato a trovarlo, c'erano 34.000, solo a Norimberga, di pugliesi, calabresi, siciliani, solo a Norimberga. Mi dispiace, loro non sanno nulla, tutti i nostri emigrati, continuano ad adorare il tricolore, perché è come se fosse una cosa da idolatrare. Bisogna spiegare, come abbiamo fatto noi a Pasquale, come stanno realmente le cose, perché devono comprendere. Questo Stato che continua adesso, come diceva, se non erro, Gino Giamarino, che sposta tutte le sue attenzioni verso le aree del nord, però ne ha fatto una situazione. In questo momento, da qualche tempo, stiamo assistendo a una centralità dell'argomento sud. Ovviamente è come credere da parte nostra alla Befana, se
se questa gente ci continua a dire, nell'equità territoriale che il Movimento Pieno Aprile porta avanti, parole che riscontriamo anche nel primo ministro Conte, molto stranamente. E mentre ci promettono questo, noi non dimentichiamo che tutti i centri di potere sono da quelle parti, quindi quando si fa l'Expo si fa a Milano, se si devono fare delle gare sportive non può essere che Milano Cortina. A noi ci fanno subire il gasdotto TAP. Il gasdotto TAP, il metano non arriva, cioè arriva, sbarca sulle nostre splendide rive della Puglia, ma il gas non ce lo danno perché non ci serve, ma serve al nord e all'Europa. Quindi non ci sono posti di lavoro, non c'è un indotto, non c'è nulla. Noi siamo a loro disposizione. Quindi sotto questo aspetto ora ci dicono che invece noi ci faranno tutte le loro attenzioni per le infrastrutture. Allora ci sono le leggi europee che impongono che le gare di appalto, se non erro, oltre 2 milioni di euro, oggi 2 milioni di euro una gara la si raggiunge in un batter d'occhio, devono essere europee. Le aziende sono internazionali ma finiscono per essere nazionali, forse si chiama imprecino. E ancora una volta, come è stata per la Salerno-Reggio Calabria per oltre 50 anni, ma ci saranno ancora 50 anni per terminare questa autostrada benché dichiarata chiusa, no? Tutti questi investimenti finiranno nelle tasche ancora una volta del centro-nord. Noi andremo a raccogliere i boloni, andremo a togliere la breccia dalla strada e torneremo come prima. Il sud ha bisogno non solo di infrastrutture, il sud ha bisogno di altro, ha bisogno di una programmazione molto più ampia. Noi dobbiamo ricordare la dirompente diffusione imposta dagli ipermercati che ha distrutto la nostra fittissima rete di piccole aziende, un tempo ossatura dell'economia del sud. Dobbiamo ricordare l'avvelenamento del territorio per inquinamenti, nei fatti autorizzati, causati dall'amica industria, e ci ritroviamo sempre con loro, di estrazione e di raffinazione petrolifera. Tutto il sud è trivellato, anche la Sicilia è trivellata, anche la Sicilia ha grandi problemi di inquinamento ambientale, soprattutto nel triangolo che fa capo ad Augusta. E non solo, ma si va a Gela o si va altrove in Sicilia, è uguale la situazione. E l'asfissiante imposizione fiscale, la sfinata invadenza burocratica, mai c'è stato e nemmeno mai arginato fenomeno dei racket, la totale mancanza di politiche del lavoro adeguate al territorio e poi l'ingiusta giustizia, di cui i processi durano più dell'esistenza stessa di un'azienda o di una persona, in uno con delle scandalose sentenze, la paura di lavorare serenamente nella possibilità di sbagliare una virgola, un qualcosa, per poi essere penalizzati con verbali e multe di migliaia di euro. E le normative europee, quelle ci mancavano, che colpiscono le produzioni agricole e della pesca, con la diffusione a prezzi stracciati di merci provenienti da mercati comunitari che extra e comunicati extra non sostenibili dei nostri produttori, olio, grano, ortofrutta, pesca. Potremmo continuare all'infinito. E quindi di conseguenza è qui che noi dobbiamo cercare di dare delle risposte. Come? Qualcuno ha detto, Gino Giammarino, spaccare l'Italia. Beh, intanto mi pare che a tutte queste problematiche possiamo pensare tutte le risposte che vogliamo, però bisogna vedere se ce li faranno fare. E qui casca l'asino, perché per potercele fare noi queste cose e dobbiamo autodeterminarci. E finalmente questa parola
comincia a non fare più paura. Sapete perché? È perché ci sono regioni che hanno chiesto di autodeterminarsi e sono sempre loro che vanno con l'iniziativa. Noi arriviamo dopo. Se lo dicevamo noi, o come lo abbiamo detto, ah, ma voi siete leghisti, a noi facciamo l'interesse del nostro territorio. Intanto il nord è riuscito ad esprimere, il nord opulento, il nord dei soldi, il nord dell'occupazione, il nord delle industrie, è riuscito a farsi anche un partito come la Lega, no? Che è stata supervotata, adesso falsamente la Lega diventa nazionale, un nazionalista o sovranista, ma è un falso. E i meridionali, quelli che non hanno l'anello al naso, dicono che non ci stanno, non ci credono, perché laddove la Lega sostiene l'autodeterminazione di tre regioni come Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e lo chiede a spada tratta, mi pare che il gioco sia un altro, e cioè quello di raccogliere voti e peso politico, di raccogliere voti e peso politico dal sud per imporre queste scelte. Se l'autodeterminazione delle regioni fosse una cosa positiva, questo Stato senza indugio avrebbe dovuto dire bene l'autodeterminazione a tutte le 20 regioni. Come mai? Come mai queste regioni hanno bisogno di questo? Beh, insomma, non è che ci vuole stare. Questa è già un'Italia molto strana. È strana, perché questa Italia, intanto come altre nazioni anche d'Europa, è frutto e conseguenza dell'ultima guerra mondiale. Cosa voglio dire? Si chiama Italia il Sud Tirolo? Com'è che si chiama Italia il Sud Tirolo? Com'è che si chiama Italia la Val d'Aosta o la Val d'Otten? Come mai? Stiamo parlando di popoli per forza italiani, perché la guerra ha detto così. Noi invece crediamo non solo nel nostro popolo e nella libertà del nostro popolo, noi crediamo nella libertà di tutti i popoli d'Europa e del mondo, perché è lì che si gioca la partita del futuro dei popoli. Nel 1948, dopo la guerra, poi ci sono stati i padri costituenti, e i padri costituenti nel 48 cosa fanno? Prendono un pezzo di carta, tracciano delle linee e decidono che il sud, unito per 1000 anni, lo vanno a spezzettare in piccole regioni. E quindi poi si vede, onorevole Polizzi, lei non può dirmi il contrario, che addirittura la guerra fra poveri, il Molise che ci dà acqua, la Campania che ci danno acqua, hanno dei loro bilanci in crisi, si aumenta il prezzo dell'acqua. Il pugliese paga molto di più del molisano, ma è così che devono andare le cose. Invece noi abbiamo il sacrosanto dovere di abbattere queste barriere, di questo falso meridionalismo. Abbiamo questo dovere, ricostituire il nostro popolo per ridarci la nostra forza e il nostro potere contrattuale politico, e ricostituire il nostro territorio, perché noi, nonostante tutte le spoliazioni che abbiamo subito dal 1860 ad oggi, siamo ancora ricchi. È semplicemente che c'è qualcuno che continua ad assorbire sangue dalle nostre vene, da ogni vena capillare. Cosa voglio dire? Ad esempio, se parlassimo del petrolio, di cui dovremmo fare a meno, però secondo me, appunto e basta, se dovessimo parlare del petrolio, cosa significa tenere una regione definita Texas d'Italia e tenere tutto il territorio inquinato? La fine dell'agricoltura e i soldi che si prende, ma manco lo Stato italiano, questa è una follia, se le prendono le grandi compagnie petrolifere, fra cui l'Eni, ma non solo l'Eni, anche la Total. E di che stiamo parlando? E che rimane sul nostro territorio? Se noi avessimo la possibilità di autodeterminarci, noi spezzeremmo le mani a queste aziende, altro che. Noi dobbiamo cercare un modo di stare insieme, un nuovo modo di stare insieme, e lo dobbiamo cercare a tutti i costi. Queste sono le varie tappe
che io propongo al partito meridionalista: riunificazione del popolo, riunificazione del territorio, di tutto, abbracciandoci la nostra Sicilia che finalmente oggi ci guarda anche con simpatia, perché abbiamo tutti capito come sta. E dopo formalizzare il nostro progetto federalista o confederalista, meglio se confederalista, perché lì noi dobbiamo tracciare il nostro futuro imponendo il nostro programma politico, che non può essere fatto di tasse sopra tasse, non può essere fatto che il lavoro è negato, che un nostro giovane anche per andare a fare pulizia nei portoni non è in grado, perché la prima cosa che deve fare è mettere mano a un portafoglio, il disoccupato quei soldi non ce l'ha e quindi li vedi per strada a lavorare a nero. Questo lo Stato italiano va bene, questi nei momenti in cui vengono eletti sono degli sprovveduti tutti, non solo quelli dei 5 Stelle che poveracci sono stati invitati, votati, no? E non si sono resi conto che chi abbiamo mandato al Parlamento non sapeva nemmeno che era cos'era una determina di un consiglio circoscrizionale. Ma abbiamo mandato anche chi se ne strafrega della gente. Questa è la verità. E possiamo far nominare i nostri migliori uomini, onorevole Polizzi, è così, i nostri migliori uomini nei partiti, animati dalle più grandi volontà, della più grande voglia di difendere il proprio territorio, che te li vedi soccombere contro gli ordini che arrivano dall'alto. E siccome i partiti nazionali sono tutti comandati al nord, non ce n'è uno che si sa che se ne salvi, loro sono costretti tutti a battere i tacchi e quindi a votare in massa tutti i provvedimenti che provengono e che ci impongono dall'alto. Allora, questi sono i ragionamenti. Io penso che chi seguirà con gli interventi su queste tematiche si imbatterà sulle conclusioni, perché noi siamo qui per dire sì quello che non va, ma anche per trovare la soluzione. Per me ogni soluzione per qualsiasi settore che ci possa essere si imbatte in una cosa: non potremmo mai cambiare nulla, noi non potremmo mai cambiare nulla se non riusciamo a realizzare una nostra grandissima forza politica di popolo e per il popolo, per tracciare il nostro nuovo umanesimo mettendo al centro di ogni interesse il cittadino, la persona, e non i bilanci di Stato e non il bilancio degli enti. Dobbiamo fare molta attenzione a questa cosa, perché questo Stato si è talmente inselvaggito che concede alle grandi SPA, che sono delle false SPA, ne citiamo qualcuna, no? Acquedotto Pugliese, Enel, sono tutte SPA con capitale pubblico e con un unico capitalista che è lo Stato italiano. Questa è una farsa, si concede a questa gente di fare di noi tutto quello che si crede. E quindi negare l'acqua a persone che non possono pagare, questo sì che è un reato. E chi è delinquente è lo Stato italiano che lo consente. Altro che, e questo accade anche per l'energia. L'Enel stacca a proprio piacimento, anche per errore consentito, infischiando le sirene di chi sta morendo in un letto o di chi rimane infartuato in un ascensore bloccato per mancanza di energia. Noi non ci siamo per niente, non è questa la nostra civiltà, assolutamente. Questa è una civiltà dei barbari, e i barbari sono solo al nord e in Europa. Noi siamo di un'altra cultura, di quella civiltà ellenica che ci ha contraddistinto in tanti anni, nei secoli. Altro che
basta. E noi basta lo diremo, partito meridionalista, indipendentisti siciliani e due siciliani, in una sola parola, basta. Oggi si cambia in un senso diverso. E concludo, per quanto mi riguarda, i miei compagni di viaggio siete voi, sono tutti quelli che non ci sono qui dentro. Io non mi fermerò mai nella ricerca di poter fare accordi anche con tutti gli altri movimenti. Non mi stancherò mai. La gente deve comprendere che il nostro primo avversario è lo Stato italiano in questo momento, è quello che produce. Quello è il nostro primo avversario. Con i nostri fratelli, con tutti i nostri fratelli, noi dobbiamo continuare a parlarci sino all'esasperazione. Sino all'esasperazione, dobbiamo farlo, è un nostro dovere. Poi del resto, io prendo sempre un esempio. Se fossimo in guerra e dobbiamo difendere il nostro territorio e ci troviamo in trincea, io e Pino Aprile, cosa pensate voi? Che io debba dire a Pino Aprile, tu non stai né in trincea con me e nemmeno lanci la bomba? No, lanceremo insieme la bomba. Ne sono convinto di questo ed è per questo che dobbiamo comprendere. Almeno che Pino Aprile non scenda in quella trincea, è chiaro. Allora, negli interventi successivi io cedo sicuramente la parola. Io voglio salutare e abbracciare personalmente gli amici, i fratelli siciliani che sono venuti qui, i fratelli che sono venuti da Roma, quelli che sono venuti dalla Campania, dalla Calabria. È stato un incontro stupendo che si ripeterà dalla Basilicata, ovviamente Roberto Conisciano e altri. Noi saremo sempre più grandi, sempre più forti, solo se sapremo interpretare l'interesse del nostro popolo e del nostro territorio. Benvenuti al pre-congresso del Partito Meridionalista. Il congresso si svolgerà poi il 30 novembre a Marsala. Noi in questa mattinata cercheremo di mettere a fuoco quelle che sono le nostre idee sui vari campi dell'economia, del sociale, dell'ambiente, della politica e così via. Eccomi con Roberto Massaro, ha aperto i lavori di questa assemblea precostituente del movimento appunto meridionalista, ha tracciato quelli che sono le ragioni del nostro essere qui. Le sue emozioni, le sue sensazioni da meridionale e da meridionalista, vedendo varie zone del nostro sud che hanno avuto il coraggio e la forza di riunirsi in questa sede. Sì, buongiorno, è indubbiamente una grande emozione, un traguardo che è un punto di partenza, il traguardo del movimento Duo Siciliano che si è trasformato in partito meridionalista, e questo è un punto di partenza. Un punto di partenza che il 30 novembre a Marsala vedrà la sua consacrazione ufficiale col congresso che stabilirà tutto quello che poi sarà il futuro di questo partito. Come meridionalista sono contento che finalmente si sia dato un seguito e si sia concretizzato un vecchio pensiero del Partito Liberale. Io sono stato da sempre, da quando avevo 18 anni ho cominciato a votare, un liberale convinto. I liberali hanno sempre portato avanti il discorso meridionalista. Oggi finalmente, con grandissima emozione, posso dire che questo discorso si sta concretizzando. Oggi ci sarebbero due cose possibili: o continuare a piangerci addosso e a chiedere qualcosa che non ci verrà mai restituito, oppure, e questa è la nostra scelta, ricordarci che siamo diventati grandi e possiamo ridiventarlo.
Non c'è imprenditore o libero professionista che non abbia vissuto nella sua esperienza momenti di difficoltà. Alcuni sono stati defraudati di tutto, hanno perso tutto per cause naturali o per altri motivi. Ebbene, generalmente dal giorno dopo hanno ripreso a fare quello che facevano fino al giorno prima, ricostruendo tutto ciò che avevano perso. E questo è il nostro impegno, l'impegno di ricostruire un Sud che, pur essendo legittimato a chiedere la restituzione di quanto gli è stato derubato, sceglie la strada di ricostruirsi, di rimettersi in gioco e di ricrearsi più grandi di prima. Gli oratori che si susseguiranno sono tanti, chiedo la cortesia di essere brevi, succinti e compendiosi, come si suol dire. E non vedo alcune idee e quindi passerei la parola alla dottoressa Fasano. C'è? Sì, del Movimento 24 Agosto. Questo poi magari ce lo dirà lei spiegandoci. Buongiorno a tutti, sono Loredana Fasano del Movimento 24 Agosto e vengo qui in rappresentanza di Pino Aprile, che purtroppo per impegni precedenti non ha potuto partecipare a questo evento. Quindi noi vi osserviamo, osserviamo il vostro lavoro, abbiamo molti punti in comune con voi, tra cui anche l'equità territoriale che è il fondamento del nostro movimento, e quindi vi auguriamo un buon lavoro a tutti. E basta. Grazie. Loredana Fasano del Movimento 24 Agosto di Pino Aprile, tante le battaglie condotte da Pino Aprile, e questo è un momento in cui, come dire, fare il punto della situazione, tracciare un percorso, la necessità di unire le varie forze meridionaliste. Ci sono certamente delle, come dire, delle sfumature, delle differenze di posizione, però l'importante è che ci sia un minimo comune denominatore, che è appunto la difesa del Mezzogiorno. Sì, certo. Noi come principio fondamentale abbiamo soprattutto l'equità territoriale, che è il nostro principio, equità territoriale intesa come, non come razzismo nei confronti del nord, ma proprio come protezione del sud, perché in tutti questi anni il sud è stato depraudato, è stato violentato e saccheggiato e non ha avuto le risorse dallo Stato centrale. Quindi noi abbiamo come punto in comune con i meridionalisti proprio questa equità territoriale da difendere. Si può stagliare all'orizzonte un progetto politico pesante, tra virgolette? Certo, perché no, si può pensare di collaborare con tutte le forze politiche che abbiano in comune questo oggetto, diciamo, tra virgolette, con il movimento di Pino Aprile, perché no? Noi stiamo osservando il lavoro dei meridionalisti, per cui vediamo anche i punti comuni che abbiamo con loro e si potrebbe pensare a un progetto futuro. Per me l'Ilva oggi è proprio il punto dove si va a confrontare, dove si va a misurare l'uomo sotto i suoi aspetti, cosa vuole del proprio futuro. Cosa abbiamo? Da un lato l'interesse economico a fare in modo che questo continui a produrre ciò che già faceva prima, fino ad oggi. Oggi, per assurdo, si è creato anche il problema, guarda caso, dell'ambiente e delle persone che ci lavorano là dentro. Cioè oggi hanno scoperto, a distanza di tanti anni, di tante morti e di tante situazioni, che c'è il problema ambientale, c'è il problema della salute. Cioè l'Ilva ammazza la gente, i lavoratori e le persone che ci sono a Taranto, e non solo. Fino a un raggio, qualcuno parlava di esperti, di tecnici, di un raggio di 200 metri.
Quindi quale bene? Non solo un dire, cioè voglio dire, la scelta è molto più profonda e deve essere molto più attenta, cioè chi mettiamo al centro dell'attenzione delle nostre idee, l'uomo o l'economia tra virgolette guadagno? Da che credo c'è l'uomo sulla terra, l'economia e i soldi dovrebbero servire a fare in modo che l'uomo possa vivere in maniera più dignitosa, però innanzitutto in salute e vivere, perché se togliamo la parola vivere, i soldi servono a chi stravive e magari non vive in quell'ambiente là. Taranto è una città, è una delle pochissime città in Italia, non solo nel mondo, che ha un decremento di popolazione. Praticamente siamo intorno al 70%, cioè invece di crescere, perché la gente, ripeto, ha capito che o scappa o d'altro. Quindi non è che la voglio fare tragica più di quella che è, bisogna dare attenzione alle cose che si fanno, alle cose che nel tempo producono, appunto distruggono in maniera, cioè non più recuperabile. È molto positivo che l'ansia, il desiderio di un sud migliore si stia diffondendo di giorno in giorno sempre più anche tra i giovani, ed è significativo il fatto che le lotte, le battaglie, come dire, si tramandino di padre in figlio. L'esempio, la lotta dei più grandi viene appunto seguita da chi è più giovane e ha grande entusiasmo. Molto significativa in questa ottica è la presenza di Giuseppe Viscardi, che proviene da Brienza, provincia di Potenza, quindi è rappresentata in questa sede, in questo momento di precostituzione del partito meridionalista, la Basilicata. E allora, quali sono, Viscardi, le ragioni che l'hanno spinta qui? Sicuramente la sua terra, come d'altronde la nostra Puglia, soffre, si soffre insieme ed è giusto unire le forze. Ecco, quali le maggiori criticità del vostro territorio e perché aderire, far parte del partito meridionalista? Allora, io ho preso questa decisione di far parte del partito meridionalista e di appoggiare questa idea proprio per difendere il sud, il nostro amato sud, da questo stato colonialista di cui è l'Italia, di cui sfrutta le risorse del nostro sud per favorire altri territori. Quindi noi diamo una voce ai cittadini, al popolo meridionale, proprio per un riscatto della Basilicata e del sud, con insomma, politiche, con politiche di aiuto, di sviluppo in tutti i settori, dal terziario all'industria e ai servizi, proprio per ribadendo l'importanza di un ruolo fondamentale per riguarda il mezzogiorno nel Mediterraneo. Quindi. Ecco, è molto grave, direi raccapricciante, il fatto che abbiamo avuto e abbiamo vari rappresentanti istituzionali, anche seduti su poltrone ministeriali apicali, che però poco o nulla hanno fatto per il nostro sud. Sì, è proprio questo il punto, e ancora continuano a fare nulla per il sud, per quello noi siamo una voce alternativa proprio per cambiare la storia, il corso della storia, quindi cercare di riscattare questa terra, perché ne ha molto bisogno, di far rientrare i nostri emigrati, espatriati durante questi 160 anni di colonizzazione, proprio per quindi riaffermare portare ricchezza al nostro territorio, sia intellettuale che manufatturiera. Viscardi, lei è un giovane ed è davvero triste vedere tanti giovani, tanti ragazzi che finite le scuole superiori vanno all'università, vanno in altre città del nord, Milano, Torino e quant'altro, e poi rimangono lì, non tornano più. La fuga dei cervelli. Poi vediamo che tanti di questi hanno fortuna altrove, conseguono riconoscimenti internazionali e il nostro sud rimane sempre più orfano.
Sì, è proprio questo il punto. Qua stanno, cioè, con i nostri studenti, i migranti, portano ricchezza in altre parti del mondo, mentre qui purtroppo stiamo subendo sempre di più questa povertà, diciamo, sia intellettuale, manufatturiera e tutto il resto, insomma. Quando noi avremo fatto la transizione energetica, ci accorgeremo che la nuova energia, che è rinnovabile e pulita, ce l'abbiamo qui al sud. Io sono un uomo del sud e ne sono perfettamente cosciente. Noi non abbiamo ancora capito che quando, e questo ormai sta avvenendo, perché in tutto il mondo c'è oramai un movimento che potrà essere 10 anni prima, 10 anni dopo, ma ormai l'energia del mondo sta cambiando e a quel punto ci accorgeremo che in Europa noi siamo assolutamente privilegiati. Quindi dal punto di vista di fare rinascere diciamo, il sud, che è stato penalizzato in tutti questi anni, ci accorgeremo che l'energia ce l'abbiamo noi. Anche l'idrogeno, perché l'idrogeno sarà indispensabile per la transizione energetica. Vi segnalo che avanza in tutto il mondo molto rapidamente e ormai anche in Italia. E vi devo dire che, sempre a proposito dell'ILVA, che evidentemente è il tema del giorno, ArcelorMittal ad Amburgo sta lavorando per gli altiforni a idrogeno, come stanno facendo in Svezia, come stanno facendo in Austria. E perché a questo punto non a Taranto? Noi non è che ad Amburgo ArcelorMittal deve fare l'acciaio pulito e i tarantini si devono beccare carbone e schifezze di ogni tipo. Io ci sono stato, conosco bene Taranto. Il quartiere Tamburi è praticamente dentro l'Ilva, è a contatto con i parchi minerari, cioè non è possibile. Allora, non è neanche giustificato, cioè non è giustificato che si debba morire per vivere, cioè è assurdo, non è così. Le energie pulite esistono, le tecnologie ci sono e noi abbiamo assolutamente la necessità, in nome delle generazioni future, perché noi, la nostra generazione, sta lasciando alle prossime due una situazione che non potrà più essere riportata indietro se non in 200.000 anni, che non ci sono affatto garantiti. Quindi noi, in nome delle generazioni successive, in nome dell'equità fra i popoli, all'interno della nostra stessa Italia, all'interno dell'Europa, noi dobbiamo fare un grande cambiamento. Io sono portatore e organizzatore di un grande cambiamento che deve avvenire. Bisogna essere coscienti che nei prossimi 10 anni noi dobbiamo fare la più grande trasformazione, il più grande cambiamento energetico della storia dell'umanità. Conto su di voi. Grazie. Il professor Nicola Conenna, fisico. Intanto i motivi della sua partecipazione qui al neonascente partito meridionalista e poi proprio dal punto di vista della scienza, degli studi, quali correttivi, quali apporti potrebbero tecnologicamente essere apportati, parliamo di grandi industrie, per rendere uno sviluppo ecocompatibile e per far crescere soprattutto il nostro sud. Ma dunque, le tecnologie ci sono. Le tecnologie ci sono e si sviluppano rapidamente. Quindi, come ho detto nel mio intervento, quando noi avremo fatto la transizione energetica, cioè saremo passati dal mondo fossile al 100% di energie rinnovabili, ci accorgeremo che il Sud è assolutamente privilegiato perché dispone di questa energia. Il mio intervento qui, sono stato invitato da amici, da Pino Picciariello in particolare, ho qui tanti amici e comunque io sono un uomo del Sud e ho portato un saluto. Sono impegnato a livello nazionale per promuovere la transizione energetica, l'idrogeno in particolare. L'idrogeno potrà essere essenziale per la transizione energetica, per superare la discontinuità tipica delle fonti rinnovabili e sarà una grande opportunità per il Sud. Dice, quindi cosa facciamo noi? Vabbè, la risposta più facile, facciamo il partito meridionalista. Però in realtà noi abbiamo la democrazia, che
perché noi, io, voi e gli altri, siamo il popolo. E il popolo è sovrano. È sovrano sì, perché siamo noi, abbiamo il diritto di voto, e col nostro voto mandiamo le persone che riteniamo più meritevoli alla stanza dei bottoni. Ora, chi meglio di noi può conoscere i nostri problemi e cercare di trovare delle soluzioni? E chi meglio di noi può essere in grado di scegliere chi ci rappresenta? Ma in realtà qualcosa non è andato nel verso giusto se ci troviamo in questa situazione. Evidentemente le persone che abbiamo mandato a rappresentarci non sono degne della nostra fiducia e abbiamo sbagliato noi. In realtà noi, il candidato che votiamo e l'immagine che abbiamo di questi candidati è un'immagine falsificata, perché innanzitutto votiamo in base alla propaganda elettorale che chiaramente va a vantaggio del candidato. E poi ci sono tutte queste indagini statistiche, i sondaggi, tutti i slogan, quindi noi votiamo ma in realtà abbiamo sbagliato finora. Ecco perché il Partito Meridionalista, un partito che nasce nel territorio e che si vuole, è un partito che ci mette innanzitutto la faccia, perché è inutile che continuiamo a delegare i soliti partiti, e anche il Movimento 5 Stelle, in cui abbiamo, chi di noi non ha creduto al Movimento 5 Stelle, alzi la mano, siamo sempre pochi. E ecco, e il comunque sempre pochi, rari, quindi anche il Movimento 5 Stelle, che doveva essere doveva garantire il cambiamento, e che cambiamento? Abbiamo la conservazione della burocrazia così com'è, e quindi non è cambiato nulla. Il cambiamento è proprio parte da noi, perché il Partito Meridionalista non crea una democrazia piramidale, ma è una democrazia che parte dal basso, e quindi ci mette la faccia, e ascoltando le istanze, i problemi del popolo, dei cittadini, non solo se ne fa portavoce, perché non è neanche molto difficile farsi portavoce di problemi sociali, economici, ma deve scendere in piazza e fare le battaglie accanto al popolo, perché noi siamo il popolo. Quindi rimbocchiamoci le maniche e mettiamoci al lavoro, e soprattutto alcuni mi hanno chiesto: ma dove si colloca il Partito Meridionalista? Il Partito Meridionalista non si colloca né a sinistra, né a destra, né al centro. Cerca di mediare, perché abbiamo bisogno di mediare in questo nostro momento. Quindi si fa portavoce delle battaglie del popolo, e non ci interessa se è di destra, è di sinistra o di centro. Noi siamo noi e siamo e combattiamo per noi stessi, e quindi per tutti in realtà. Il Partito Meridionalista non è esclusivo, è un partito includente. Ecco il mio intervento. Buon lavoro. Grazie. È anche presente la tavola meridionale, rappresentata in questa sede da Enrico Viciconte, proviene da Roma. Ci parli intanto di questa tavola meridionale e il supporto e l'apporto che la tavola meridionale vuole dare a questo nascente partito meridionalista. Allora, la tavola meridionale rappresenta un gruppo di emigrati o di figli di emigrati, come nel mio caso, dal meridione, che si sono stabiliti nella città di Roma. Ci incontriamo ogni giovedì sera nell'hotel Bellambriana, che è gestito da un compatriota, Pino Smiraglia, e in questa sede discutiamo sulle iniziative da prendere per aiutare i nostri compatrioti del sud. Siamo scesi oggi a Bari, ma siamo sempre andati in tutte le altre riunioni di tutti i vari movimenti meridionalisti che ci sono, per cercare di dare
il nostro apporto costruttivo. Siccome tutti noi abbiamo, insomma, dei parenti, degli amici, dei conoscenti nel territorio, al sud, cercheremo di aiutare elettoralmente, per esempio nel caso della, del partito meridionalista, cercheremo di aiutare elettoralmente anche questo movimento, come aiuteremo tutti gli altri movimenti meridionalisti che avranno intenzione di presentarsi alle prossime regionali. La necessità dunque di unire le forze, perché separati non si va da nessuna parte. Siamo completamente d'accordo, ci siamo sempre battuti per l'unità dei movimenti meridionalisti, non è cosa semplice perché chiaramente ci sono ambizioni, fatti personali, litigi del passato che hanno un po' incrinato questi rapporti. La tavola meridionale ha nel suo seno iscritti, aderenti, simpatizzanti che fanno parte di gruppi diversi meridionalisti. Eppure noi siamo riusciti a Roma ad andare d'accordo, a cercare di non litigare e a cercare di aiutare. Ecco, quello di oggi è un momento di sintesi. Quello di oggi è senz'altro un momento di sintesi, speriamo che porti dei frutti e che si riesca a vincere finalmente questa battaglia anche dell'unità al nostro interno. Sono stato operato all'inizio di agosto per un calcolo renale. Sono stato dalle 15 alle 23 al pronto soccorso, 8 ore, sotto lancinanti dolori ad aspettare qualcuno. Arrivato alle 23 ho incontrato l'urologo, con cui sono riuscito a barattare una barella del 118 in un ambulatorio adibito, penso, a dei farmaci dismessi, non so cosa c'era. Per fortuna, il giorno dopo, sono riuscito a entrare in camera e a trovare un posto a letto. Quindi Zania per me ha ragione. Ho passato 3 giorni in attesa di essere operato. Ogni 2 o 3 ore arrivava un infermiere: non mangiare, non bere, perché tra un po' andiamo in sala operatoria. Non mangiavo, non bevevo. Fin quando non arrivava la sera, per non morire di fame e di sete, ho mangiato per bere qualcosa. Finché al terzo giorno mi sono incazzato. Sono andato dal dottore e gli ho detto: ma dottore, mi scusi, ma mi state prendendo in giro? Io sono 3 giorni che aspetto, non mangio, non bevo. Ma signor Chiesa di Bari, mi dice, ma se vuole può andare a casa, la richiamiamo noi. No, no dottore, so come vanno le cose in Puglia, so come vanno le cose qui. Le liste d'attesa sono infinite, magari non mi richiamate neanche più. E allora la signora Chiesa di Bari deve pazientare. Sa a Bari, in una città grande come questa e al policlinico, quante emergenze ci sono in ogni momento? Sa quante persone in pericolo di vita scavalcano il suo caso, che ormai è entrato nella normalità? E sa quante anestesiste abbiamo in tutto il policlinico? Due anestesiste in un policlinico grande, in un capoluogo di regione. L'onorevole Rosario Polizzi, già deputato e qui presente come simpatizzante, vede con simpatia, di buon occhio, questa iniziativa che vuole coagulare le varie forze meridionaliste. Purtroppo in Italia il nostro sud, al di là dei proclami del governo, è sempre più negletto e bistrattato. Beh, diciamo che ogni riflessione sul meridionalismo, il meridionalismo non visto in un atteggiamento, diciamo, di regressione, o non visto come un momento di riflessione per una minoranza etnica. Noi siamo per un meridionalismo, per un meridionalismo attivo, operativo, non assistenziale, ma soprattutto visto e prospettato per quello che possono essere il futuro di questo paese, perché il futuro di questo paese passa attraverso un meridionalismo attivo, non un meridionalismo regressivo. E intanto vi dico velocissimamente, abbiamo sentito problematiche, diseguaglianze, voglia di cambiamento, necessità di cambiamento, e addirittura si aspetta da noi il programma. Quindi attorno a questo programma dobbiamo unirci.
Come si diceva prima, le forze del territorio, indipendentemente dalla partitocrazia, indipendentemente dal ceto. Ora, cosa voglio dire con questo? Parliamo di cultura perché? Perché la cultura è il centro, il cardine attorno al quale volge il sistema uomo, il sistema sociale, il sistema economico, con tutti i suoi addentellati e specificità. Ora, cosa voglio dire con questo? Osserviamo un attimo la situazione degli asili, terribile, diseguaglianze e addirittura situazioni ai margini del civismo. Andiamo nella scuola elementare media, vediamo che i dirigenti scolastici non sono altro che dei manager, i ragazzi, gli insegnanti non sono importanti, le iscrizioni, il numero, i soldi sono importanti, così si diventa dirigenti di serie A oppure di classi speciali per cui si hanno ancora i soldi. Si pensa non all'uomo, non alla formazione della persona, ma al numero degli iscritti. E ancora questo rientra nella logica finanziaria che ci comanda dall'Europa e dal Nord Italia. E per non parlare poi ancora dell'università, della situazione nefasta dell'università e della ricerca. Allora, soltanto ieri c'è stato, ho letto casualmente, ma è una cosa continua, una esposizione, una sottolineatura da parte del governo inglese, britannico, individuando 10, con tanto di fotografia, di elementi, di studenti che hanno compiuto il loro corso di studio, anzi l'ultima parte, la prima parte è stata sulle spese delle famiglie per la maggior parte meridionali e hanno concluso il loro corso di studio. Abbiamo la presenza della Lega in Italia. E si è visto anche con la sua presenza al governo un sud sempre che rimane la Cenerentola, la sorellina povera. Ma la Lega, diciamo che ha avuto, tra così la virgolette, l'intelligenza di rafforzarsi nel sud, perché questo è paradossale. Ma ha capito che qui sono le forze veramente operative, le forze del futuro, perché come ben sappiamo dal 1861 tutto quanto parte da un'annessione, diciamo purtroppo non fatta in maniera paritetica, del meridione, e questo è il punto essenziale. La Lega l'ha capito, lo sta interpretando, lo sta cavalcando. Mi auguro che le altre forze politiche, soprattutto queste iniziative, le iniziative di questa mattinata, di questo momento, possano essere catalizzatrice di un nuovo e di una nuova prospettiva più intensa e più concreta. Sono Gianfranco Roffi, sono comandante della Marina Mercantile e è 30 anni che io lavoro presso le più prestigiose compagnie di navigazione d'Europa, quali, non lo so se lo sapete, non so, GNV, Grimaldi, eccetera eccetera. E quando si parla di gente di mare, praticamente appare tanta gente non è preparata, non è a conoscenza di questo problema, tanto che la peculiarità del lavoro è un lavoro particolare che preclude praticamente gli affetti familiari, ci sono tante problematiche che insistono su questo lavoro. E bisogna capire che 3/4 delle regioni d'Italia sono bagnate dal mare, 2 delle regioni più vaste sono isole e ben 6 sono gli arcipelaghi che dovrebbero fare dell'Italia un paese marinaro per eccellenza, con ben 8.000 chilometri di costa. Il presidente della Confitarma, che sarebbe la Confindustria del Mare, Mattioli, dice che
praticamente i lavoratori che direttamente e indirettamente fanno parte del comparto marittimo sono 600.000. Di questi 600.000 lavoratori, l'80% sono residenti o provengono dal sud. Quindi cosa succede? Succede che questi lavoratori potrebbero essere incrementati, perché se Mattioli dice che sono solamente 600.000 vuol dire che sono molti di più, dato la precarietà del lavoro marittimo. Allora, ovviamente la gente di mare ha utilizzato il mare per i traffici e scambi culturali, per esportare la propria cultura e arricchirla. Proprio le regioni del sud, stante la posizione geografica, sono state da sempre la terra d'arrivo e di partenza. Ed è rappresentata qui la Sicilia, come non poter parlare della Sicilia quando parliamo del nostro sud. Eccoci con Francesco Lograsso, che è appunto il responsabile regionale per quanto riguarda la Sicilia, relativamente ovviamente al partito meridionalista. Una battaglia che vede questa splendida isola in prima linea. Lei viene da Marsala. Io vengo da Marsala e voglio dire anche che la presentazione del partito verrà fatta il 30 novembre proprio a Marsala, per dare un senso anche alla risposta che dovremmo dare all'invasione di Garibaldi che è avvenuta lì. Il nostro slogan è per il percorso inverso, cioè da Marsala a Quarto. Per questo motivo abbiamo dato vita al partito meridionalista, non solo per il riscatto dell'orgoglio meridionale. Qualcuno la confonde con un'elemosina da chiedere una equità territoriale. Qui non si tratta di equità territoriale, qui si tratta di dignità di una parte della popolazione che in tutti questi anni è stata dimenticata, abbandonata dalle istituzioni. Un'origine, quindi una battaglia, una rievocazione storica, però quella battaglia che affossa le radici nel secolo scorso ha i suoi riverberi oggi nella difesa del meridione. Oggi più che mai, oggi vediamo che il sud si spopola, centinaia di migliaia di giovani ogni anno cercano lavoro altrove, ma questa la causa è sempre del sistema italico. Grazie di questa opportunità. Il mio compito è praticamente impossibile, sia perché molte delle cose che ho sempre sostenuto sono state già dette da chi mi ha preceduto e anche in maniera molto efficace. Magari io non sarei stato così bravo. E poi anche perché in 10 minuti non è che si può fare molto, specialmente in un campo così ostico come l'economia. Quindi bisogna essere un po' generici. La nostra presenza qua, diceva Antonella prima, non è di destra, non è di sinistra, non è di centro. Quindi la nostra presenza qua rappresenta il futuro, che non può essere ingabbiato nelle categorie del Novecento, ma è una esplorazione di un mondo che non c'è stato ancora. Perché dico futuro? Perché il presente è completamente privo di dottrina. Non esiste in questo momento una soluzione condivisa ai problemi. Come diceva il nostro Presidente del Consiglio l'altro giorno su IVA, diceva, nessuno sa come fare. E forse non dovresti fare il Presidente se non sai come fare. Come si fa a dire al Presidente del Consiglio non sa che nessuno sa come fare? Il Presidente è stato, tra virgolette, un po' ingenuo, nel senso che se noi chiediamo alla Banca Centrale Europea
come fare a rilanciare l'economia, per esempio tedesca, in un momento in cui i tassi di interesse sono negativi, non c'è risposta. Cioè devono far diventare ancora più negativi. Cioè ognuno di noi deve risparmiare dei soldi per poter pagare degli interessi alle banche, ma stiamo scherzando. Cosa voglio dire? Che la nostra presenza qua sta sì certo nel risolvere i problemi del Sud, ma risolvere i problemi del Sud come trincea dei problemi del mondo. Noi siamo i primi in termini di tempo e siamo i primi in termini di sensibilità ad accorgerci che non c'è soluzione. Se noi facessimo venire qua i grandi economisti del nord dell'Europa o del nord Italia, perché loro dicono di essere grandi economisti e noi ci crediamo, possiamo dire di no, certamente. Quindi facciamo venire la boccone, no? Facciamo venire qua. Discusso, non capire la cosa, ma qua questa recessione praticamente permanente come si risolve? Se gli chiediamo, scusa, ma se i tassi di interesse sono negativi, no? E quindi 100.000 euro che io ho messo in banca oggi, l'anno prossimo saranno 98, fra due anni saranno 96, fra 10 anni che facciamo? Non abbiamo più i soldi? Fatemi capire una cosa, ma come può una banca prestare dei soldi pagando colui cui li ha prestati? Non potrà pagare lo stipendio del suo direttore e neanche del suo impiegato. Quindi voi che cavolo di mondo avete creato? Non ci saranno risposte. Diranno che bisogna fare efficienza, cioè siccome non hanno nessuna risposta licenziate le persone. Questo è. Siccome l'ArcelorMittal non sa far funzionare l'impianto, licenzia 5.000 persone. E se fosse fatto? Siccome tu sei ciuccio, devo pagare io. Aspetta un poco. Cioè è evidente che c'è un momento, che peraltro storicamente è stato già presente altre volte, nel 29, nel 79, cioè altre volte nella storia c'è stato un vuoto di dottrina che ha prodotto la crisi. Crisi che sembrava... Canio Trione, imprenditore, esperto di economia, è qui presente, è uno degli così coloro i quali stanno elaborando il progetto di questo partito meridionalista, con particolare riferimento ovviamente agli aspetti economici, agli aspetti finanziari per lo sviluppo del nostro Sud. I motivi del suo interesse? Beh, è evidente che siamo in una situazione nella quale le risposte ai problemi che ci sono e che crescono e che emergono anche di nuovi non ci sono, sono risposte che tutti anelerebbero ad avere. Abbiamo avuto un Presidente del Consiglio dei Ministri che di fronte alla questione Ilva dice nessuno ha una risposta. Non è vero, perché se il governo nella persona del Presidente, di chi dovrebbe essere più rappresentativo, dice che non abbiamo risposta, si cadono le braccia. È incredibile. Quindi si impone da parte proprio della popolazione di diventare protagonisti di una fase che serve ovviamente al Sud, che è in prima linea in questo problema, ma serve anche al Nord, perché il Nord è completamente allo sbando. Se si arriva ad uno stabilimento di quel genere, più grande d'Europa, a non avere risposte e addirittura a cercare di darlo, per non dire regalarlo, come un asset nazionale, tu cerchi di darlo e costringi uno straniero a prenderselo. Sono cose incredibili. Allora, è per me un onore innanzitutto essere qui. Mi sento a casa mia, così come mi sento a casa mia quando vado in Sicilia, in Basilicata, Abruzzo. E mi sono reso conto purtroppo di essere forse l'ala più estrema di questo partito che sta nascendo, o meglio, che è nato il 24 agosto nella terra di Pretoria, terra di briganti, che ci vede quest'oggi a celebrare un pre-congresso
e il 30 novembre avremo il battesimo Fanciullo, villaggio del Fanciullo, avremo il battesimo a Marsala. E siccome il peso di questa situazione che devo affrontare, questo 10 minuti di parlata, avrei bisogno di un aiuto per cercare di, come dire, di sgravarmi un po' anche il cuore, che si è emozionato, mi sento un attimino preso. E vorrei qui, per me, un padre costituzionale di questo partito, che è Pino San Martano. Non mi dica di no, ti prego. Questo signore è veramente un papà, più di me, sai. Allora, ho preso qualche appunto, no? Mentre che si parlava, andava il mio segretario e con me. Umanesimo. Effettivamente il partito meridionalista mette al centro di se stesso l'umanesimo. Noi siamo differenti, l'ha detto prima il giornalista, che abbiamo una peculiarità, quella che siamo più calorosi, siamo di un'altra pasta. Ebbene, lo era anche nella storia della guerra. La prima guerra mondiale è avvenuta nei nostri territori. Abbiamo subito una guerra sì dai Savoia e dai Piemontesi, ma quindi dalla massoneria inglese, dalla massoneria francese, che ci ha distrutti. Noi avevamo una storia ellenica millenaria a un certo punto, fino al 1860, poi dopo il 1860 siamo diventati, perdonatemi il termine, chiaviche di questa Italia, non è vero? Ecco perché mi sono reso conto di essere forse una parte più estrema del partito stesso. Ebbene o no? Io non dico secessione, ma non lo dico non perché ho paura, non lo dico perché forse noi non abbiamo una forza tale da poter fare un'operazione quale la secessione stessa, ma con la documentazione, o meglio con le regole costituzionali che abbiamo oggi, potremmo già tranquillamente chiedere un'abrogazione, una cancellazione, una qualche cosa di evolutivo rispetto alla Repubblica, che stesso modo ci dicono che siamo la Quarta Repubblica. Perché non prendere ad esempio la Svizzera e fare una confederazione dei popoli, una macroregione meridionale? Perché non una macroregione che non sia la macroregione delle due Sicilie, che si interessi esclusivamente delle sue risorse, delle sue autonomie? Io sono stanco di vedere speculazione che sta e si è sempre perpetrata. Ma quale questione meridionale? Quale questione meridionale noi siamo? Noi siamo il banconote del nord. Io non ho il piacere di poter parlare a Zanna, ma credetemi, la rabbia è tanta. La rabbia è tanta. Il Mose, dove sono stati spesi 5 miliardi di euro, 3 miliardi sono sali di tangenti. Ma di cosa ci parlate? L'Expo, ennesima truffa. Non volevamo Renzi, ci siamo trovati Renzi e il governo. Mario Stanzione proviene da Nocera Inferiore, è il vice segretario nazionale in pectore del partito meridionalista, un sud sempre più schiaffeggiato, i nostri giovani sempre più offesi nella loro dignità di esseri umani e di cittadini rispetto ad un nord che ci travolge. L'Italia deve essere certamente unita, ci mancherebbe altro, ma la dignità del Sud va salvaguardata. In quest'ottica la nascita del partito meridionalista. Sì, in effetti lei ha detto una cosa sacrosanta, che bisogna assolutamente equiparare quello che è il Nord al Sud. C'è stata una trasmissione nazionale dove ha portato alla ribalta quelle che sono le speculazioni che ormai si stanno perpetrando da 158 anni a questa parte.
Noi nasciamo perché siamo un gruppo di persone che ci stiamo autodeterminando, ci siamo autodeterminati. Il 24 di agosto a Pretoro è nato questo partito e oggi è il precongresso, ma il battesimo sarà a Marsala il 30. Ripeto, noi siamo per l'idea di avere la possibilità di gestirci le nostre autonomie, di gestire le nostre, la nostra indipendenza, intesa quella per esempio che mi viene in mente è il perché noi paghiamo di più il gasolio, cioè i carburanti, nonostante abbiamo il bacino più importante d'Europa e per estrazione e per quantità che è in Basilicata, e paradossalmente siccome lo prendono altre aziende nordiche e non solo, lo lavorano e poi addirittura ci viene fatto pagare di più senza avere nessuna royalty al territorio, addirittura è cosa di qualche giorno fa che purtroppo non sono l'ENI, non è neanche tenuta a come dire, bonificare ciò che sta estraendo. Buongiorno, il mio saluto ad una realtà viva e vivace, un partito meridionalista che vuole ridare dignità, onore, voglia di esistere al Meridione. Io sono di Taranto, figlio di napoletano, mia mamma di Taranto, e mi sento attaccato al nostro territorio, mi sento attaccato alle nostre tradizioni. Mi sento attaccato al nostro senso di umanità, perché abbiamo un'umanità che senza voler nulla togliere al nord, solo noi meridionali sappiamo esprimere, un calore umano certamente che ci caratterizza. Vivo a Taranto e come tutti sapete vivo nel dramma, perché di Taranto non si fa altro che parlare in tutti i TG, basti vedere le aperture, ArcelorMittal, questione Ilva. Una Taranto che giace in una situazione di abbandono, di distruzione, una Taranto che è destinata alla morte, questa è la verità, perché in nome della produzione si sta sacrificando il diritto sacrosanto alla salute. Questa è la nostra realtà. E allora cosa fare? Continuare a pietire, cercare le varie, l'acquirente che possa subentrare, che possa rilevare, diciamo, l'ex Ilva, o dare una svolta che significa chiusura, riconversione, allocando quelle 8.000 unità nell'ambito appunto della bonifica, dello smantellamento della bonifica e della riconversione. Ci sarebbe lavoro per altri 30 anni, nessun operaio andrebbe a spasso, perché saremmo folli se ragionassimo nell'ottica di dire chiudiamo l'Ilva e freghiamocene di chi ha un lavoro. No, noi vogliamo chiudere l'Ilva, tutelare il lavoro e tutelare la salute, diritto alla salute che costituzionalmente garantito, ricordiamocelo, viene prima del lavoro, perché non esiste lavoro senza vita, non esiste lavoro senza salute. Io sono quel giornalista che fui aggredito in Ilva all'epoca di Emilio Riva, quando Archinami mi strappò il microfono, l'ha detto alle relazioni istituzionali, e sono quello che fui oggetto delle risate di Vendola nella famosa intercettazione, rideva per mezz'ora del microfono strappato e parlava con l'addetto alle relazioni alle relazioni esterne dell'Ilva, dicendo stai tranquillo, noi ti copriamo, noi aiuteremo Ilva, non ci siamo defilati, questo è il nostro sud. Dico solo che noi abbiamo un nemico che possiamo essere noi stessi, paradossalmente, quando invece avremo tutto per emergere. Questo nemico si chiama la divisione. Ecco, la divisione deve essere bandita, deve essere eliminata, deve essere cancellata. Perché dicevano i latini, dicevano i romani, divide et impera, dividi e quindi hai il dominio, riesci ad imperare su una situazione, come dire, frastagliata. Ecco, questa iniziativa certamente lodevole di questa mattina deve essere la pietra miliare di un inizio.
di un meridione che alza la testa, di un meridione che è Italia, di un meridione che non deve essere usato soltanto come bancomat per le regioni del nord, visti i sacrifici che noi subiamo, e non ci si deve ricordare del cittadino meridionale quando ci sono le campagne elettorali. Vi posso dire che sono, e penso siamo, schifati di tutti i partiti, centro, centrodestra, centrosinistra, Lega, Movimento 5 Stelle, chiamateli come li volete. E allora ci sono due possibilità: o chiudersi in casa e aspettare la grazia dal cielo, o che ce ne andiamo al Creatore, e penso che questa non sia certo una soluzione razionale. Oppure amare noi stessi, amare i nostri figli, amare la nostra terra, rimbocchiamoci le mani, le maniche, e facciamo sì che quella lontana rivoluzione che è partita dalla Sicilia possa davvero ripresentarsi in una nuova veste. Viva il Partito Meridionalista, viva il Sud, viva l'Italia Unita, con un meridione che ha la sua dignità, che ha la sua ragione d'essere e ragione di vivere. Bene, Ladis, allora al termine di questa assemblea pre-costituente rispetto al partito, appunto alla nascita del partito meridionalista, facciamo un breve bilancio e poi un appello: perché aderire, perché avvicinarsi al partito meridionalista? Ma insomma, mi sembra scontato ritornare a dire che il fallimento di tutti i governi che si sono succeduti, compreso quello attuale, che nonostante sia composto da un presidente del Consiglio meridionale, addirittura pugliese, e da alte cariche istituzionali del Sud, non riescono a dare nessuna risposta, perché anche loro non hanno alcuna idea e la loro appartenenza è italiana. Noi vogliamo distinguere questa cosa, perché dire italiani non significa voler bene al Sud. In questo momento è così. Quindi noi dobbiamo renderci conto che il fallimento dell'Ilva di Taranto, l'imposizione della TAP che non porta nulla a noi, porta solo ricchezza ulteriore al nord e all'Europa, il problema gravissimo irrisolto della terra dei fuochi, le trivellazioni petrolifere in Lucania che stanno letteralmente desertificando il territorio e la popolazione. E insomma, e soprattutto tutto quello che questo Stato italiano ci regala, ci stanno letteralmente distruggendo tutto un tessuto commerciale di piccole e medie imprese che invece avrebbero, ci sarebbe la necessità assoluta che venga ripreso. Che ricordiamo una cosa: grande, essere grande non è bello, piccolo sì. Nei momenti in cui chiude la Whirlpool sicuramente vanno migliaia di persone a casa, nel momento in cui chiude l'Ilva di Taranto vanno decine di migliaia di persone a casa. Questo Stato pensa invece a salvare una compagnia di bandiera investendo denaro e non spende un euro a favore dell'ex Ilva di Taranto, che avrebbe dovuto o mettere tutto in regola i problemi dell'inquinamento e della sicurezza, o chiudere l'Ilva di Taranto e programmando un futuro per tutti quei lavoratori e per la stessa città di Taranto. Proprio l'Ilva mi tocca perché, essendo tarantino, quella che è da caldeggiare, ma il governo sembra non voler ascoltare, è appunto un progetto di chiusura e di riconversione, impiegando quei lavoratori che ci sono oggi, quei circa 10.000 lavoratori. Quindi ci sarebbe lavoro per 30 anni per bonificare e riconvertire, senza che nessuno perda il proprio posto di lavoro e rendendo la città ambientalizzata. Ma lei dimentica una cosa, lei dimentica che per l'Italia ci sono aziende che vengono dichiarate di interesse nazionale, che producono PIL, come nel caso dell'Ilva di Taranto. Qua la questione è questa: noi cediamo dinanzi al Dio Danaro e al Dio Italia, cediamo davanti a questo. Qui della persona, dell'essere umano, non se ne fottono proprio, e questo avviene a Taranto come avviene in Basilicata, come avviene alla Terra dei Fuochi. È inaccettabile tutto questo. Per questo c'è assolutamente bisogno di una forza meridionalista che comunque imponga una linea nuova, tra le quali anche quello che ha detto lei, la chiusura dell'Ilva di Taranto, la conversione e la bonifica di tutto
di tutto il territorio. Sarà difficilissimo questo, perché hanno talmente inchiavicato il territorio che ci vorranno veramente anni per questa bonifica. Taranto va salvata, perché Taranto è la nostra, è una nostra città, è la nostra città. Bene, termina qui la nostra puntata di Speciale Polifemo, dedicata all'assemblea pre-costituente del Partito Meridionalista. Abbiamo deciso di seguire la nascita, il crescere di questo partito, proprio perché lo riteniamo davvero funzionale alla crescita del nostro sud, un sud che finora è stato più volte bistrattato, umiliato, lo dico da tarantino, pugliese e ovviamente in primis da meridionale. È tutto, difendiamo il nostro mezzogiorno.